Ora chiamo qua i nostri portavoce municipali, Paola e Francesco. Inizieranno loro a parlare del nostro municipio e poi abbiamo qui la portavoce Roberta Lombardi che ci parlerà di quello che succede in segrete stanze della Camera dei Deputati, Gianluca Perilli per quanto riguarda la Regione e Marcello De Vito per quanto riguarda il Comune. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie per essere qua. Io sono un portavoce municipale, il mio collega Francesco Spera. L'attività insomma, che stiamo facendo in municipio è stata molto faticosa in questo anno e mezzo e anche più, insomma a luglio sono 2 anni, perché comunque abbiamo visto insomma delle cose che ci hanno abbastanza scioccato, da semplici cittadini che entrano per la prima volta nelle istituzioni e che fanno politica. E in particolare negli ultimi mesi quello che più mi ha colpito sono questi tagli indiscriminati a tutti i servizi essenziali e primari per i cittadini, dal trasporto pubblico al sociale, alla scuola, tagli indiscriminati nel senso che si è andato avanti come a suon di mannaia, cioè non ci si è fermati di fronte a niente. Vi faccio degli esempi concreti. Per quanto riguarda ad esempio il trasporto pubblico, sono state soppresse in questo municipio, come in altri municipi, una serie di linee ATAC importanti, dalla 994 alla 984, che collegavano tra l'altro i cittadini a strutture ospedaliere, a presidi sanitari. Ora, questo taglio del trasporto pubblico è stato un taglio, come dicevo, troppo forte, perché si parla del 20%, determinato da anni di malaffare e di gestione superficiale appunto dei soldi pubblici, però sono sempre appunto i cittadini che pagano questo aspetto qui, lo pagano nei servizi essenziali, che sono quelli che per loro fondamentali per la qualità della vita. E la cosa che più però mi ha sconcertato ovviamente non è questo, ma il fatto che parallelamente è stato approvato in questi giorni in assemblea capitolina il piano generale del traffico urbano, il PGTU, che noi avevamo già esaminato in consiglio municipale, per il quale ovviamente abbiamo espresso un parere negativo, e che ora è stato approvato in assemblea capitolina. Rispetto a questo, quello che praticamente ci dice il nostro assessore in prota è che dal 2017 avremo un anello ferroviario a pagamento, cioè lo ZTL non sarà più collegato al centro storico, ma si espanderà per tutte le stazioni ferroviarie, da Tuscolana, Vigna Clara, Valle Aurelia, quindi tutti i cittadini delle periferie per entrare in questo anello ferroviario dovranno pagare, ok? E la cosa assurda è che da una parte quindi si dice che si fa questo piano di mobilità sostenibile per incentivare le persone a lasciare il mezzo privato a casa, però dall'altra si taglia il trasporto pubblico. Non solo, questi varchi appunto li paghiamo perché sono contingentati, cioè abbiamo 120 permessi all'anno, però abbiamo fatto, per esempio, non so, chi lavora o porta i figli a scuola all'interno dell'anello ferroviario deve avere dei permessi per entrare, ma sono solo 120. Quindi vuol dire che dopo 2 mesi e mezzo, 60 giorni lavorativi, perché ha un permesso per entrare e uno per uscire, tu praticamente devi cominciare a pagare da 1, 2, 3 euro, a seconda poi della tipologia di macchina che hai. Abbiamo fatto il conto che tutto questo ti costerà intorno ai 70 euro al mese, cioè tu devi pagare per andare a lavorare o per portare i tuoi figli a scuola e contemporaneamente nessuno ti dà la possibilità di utilizzare il mezzo pubblico. Non solo, poi hanno aumentato anche a dismisura le tariffe del parchimetro, quindi sempre collegate alla delibera di questo PGTU c'era un aumento da orario da 1 euro a 1,50 euro, ed è stata eliminata la tariffa giornaliera, cioè prima noi se stavamo 8 ore in un posto perché ci andavamo a lavorare potevamo pagare 4 euro al giorno, oppure avevamo una tariffa mensile agevolata
proprio perché questo ci permetteva di lasciare la macchina continuativamente. Ora è stato tolto tutto, quindi noi paghiamo ogni ora, quindi vi faccio un esempio, al giorno 12 ore di parchimetro. Ovviamente quando tutti noi rispetto a queste delibere ci siamo opposti, perché appunto ricadono unicamente sul cittadino e anche qui ti impedisco di prendere il mezzo pubblico e poi ti obbligo a parcheggiare e a pagare una cifra spropositata rispetto a prima, quando noi ci siamo opposti a questo, comunque l'amministrazione è andata avanti perché deve fare cassa e non gli interessa nulla se fa dei provvedimenti scellerati, quindi abbiamo dovuto aspettare il ricorso al TAR, cioè il TAR, io non so, questo sindaco Marino ha circa 4-5 diciamo, ha 4-5 ricorsi al TAR che ha perso, tra cui questo, ha perso il ricorso al TAR rispetto alle, appunto, all'aumento del parchimetro, all'aumento dei varchi ZTL, cioè l'attuale varco ZTL centrale. Una volta costava intorno agli 80 euro, perché poi ci sono persone che ci lavorano in centro, ora l'ha decuplicato, cioè 10 volte di più. Quindi tutto questo per fortuna è andato, appunto il TAR si è opposto e quindi al momento queste delibere sono al momento sospese, o comunque forse quella del parchimetro è di nuovo rientrata nel PGQ, vedremo che succederà, però il concetto è che comunque quello che stanno proponendo è un modello che non è minimamente calato in questo contesto, cioè sembrano persone che non conoscono la difficoltà della città, perché appunto applicano un piano senza minimamente capire che questo piano in questa città non può funzionare. E lo stesso è successo, quindi tagli indiscriminati li abbiamo visti anche sulla scuola ad esempio. E anche lì, cioè, non si fermano, serve il ricorso al TAR anche lì, perché se politicamente gli diciamo che stanno sbagliando, comunque vanno avanti. E quindi la cosa che mi ha colpito è proprio il fatto di fregarsene completamente anche dei diritti di base dei cittadini. Vi faccio un esempio, noi abbiamo presentato una mozione in municipio perché erano state aumentate le tariffe degli asili nido in maniera illegittima, cioè persone, le famiglie che hanno iscritto i loro figli all'asilo nido entro il 30 giugno, quindi era entro il termine della data di iscrizione, pensavano di pagare tot. A settembre tornano dalle vacanze e si accorgono che è uscita una delibera a agosto, quindi anche in un momento in cui era difficile capire e seguire l'amministrazione, perché un mese chiaramente morto, in cui improvvisamente le tariffe sono aumentate fino al 16% a seconda dell'ISEE e è stata tolta improvvisamente l'esenzione del terzo figlio. Quindi una famiglia che ha fatto il proprio budget familiare e ha detto ok, lascio mio figlio all'asilo nido pensando di pagare tot, improvvisamente si accorge non solo che dovrà far pagare anche il terzo figlio, ma che la tariffa è aumentata. Però questo a posteriori, dopo che ha siglato un accordo con l'amministrazione, che gli diceva un'altra cosa. Quindi siamo arrivati al limite dell'illegalità, a mio giudizio, e era ovvio che questo procedimento amministrativo non era corretto, ma anche lì sono andati avanti. Noi abbiamo presentato una mozione in consiglio municipale, ovviamente dicendo di sospendere questo aumento perché era illegittimo, e ovviamente ce l'hanno bocciata. Per fortuna anche qui è intervenuto il TAR e ha sospeso l'aumento delle tariffe degli asili nido, perché appunto era un aumento illegittimo avvenuto a posteriori. Quindi dicevo, sempre sulla scuola, abbiamo avuto da poco, grazie ai consiglieri comunali che hanno preparato un atto per i dipendenti capitolini, sapete che ora c'è il discorso del salario accessorio e che comunque si sta sviluppando una sorta di guerra civile, perché più di 20.000 dipendenti capitolini vedono improvvisamente il taglio del salario accessorio, che di per sé certo è un, diciamo, come dice il MEF stesso, è comunque un qualcosa che andava eliminato perché non era legittimo. Per
però per anni si è tenuto il salario accessorio, perché comunque il contratto dei dipendenti, il contratto collettivo nazionale dei dipendenti non era aggiornato, cioè era rimasto a livello normativo al 2006 e a livello economico al 2009. Quindi questo vuol dire che comunque in qualche modo la mancanza dell'aggiornamento salariale rispetto al costo della vita era compensata da questo salario accessorio. Improvvisamente ora lo tolgono senza però adeguare il contratto collettivo nazionale. Quindi un esempio spicciolo è: se un dipendente capitolino ad esempio guadagna 1300 euro, se facciamo una categoria C2, e magari sta in una famiglia monoreddito con un figlio, si trova già al di sotto, secondo l'Istat, della soglia di povertà, e addirittura gli vengono tolti altri 200 euro, perché in media il salario accessorio sono circa 200 euro in meno di taglio. Quindi anche qui, grazie ai consiglieri comunali, abbiamo preparato, che hanno stilato quest'atto, abbiamo preparato un ordine del giorno in municipio che non solo non è stato, cioè ci sono rifiutati addirittura di discuterlo. Cioè questa è la democrazia in questo municipio. Una cosa così importante, così grave, la maggioranza di questo municipio si è rifiutata di discuterla. E appunto potrei andare avanti anche su altre questioni legate alle insegnanti. Cioè noi abbiamo visto educatrici e insegnanti della scuola dell'infanzia, sempre attraverso questo contratto unilaterale, vedere svilite le loro professionalità, perché ora funziona che, l'abbiamo visto a Pasqua, le insegnanti praticamente vanno durante il periodo di ferie, vanno a ricoprire ruoli amministrativi, ad esempio nei municipi, ma noi le abbiamo viste a Pasqua essere ammassate in 50 in una stanza, senza alcun ordine, senza alcun orientamento. Quindi semplicemente dovevano andare lì per timbrare il cartellino perché non avevano più le ferie, e si sono ritrovati in quella stanza senza far nulla per tutto il giorno. Quindi questa è l'organizzazione che l'amministrazione ha nei confronti degli insegnanti, degli educatori, attraverso questo scellerato contratto unilaterale. Spero proprio, buongiorno consigliere, spero proprio che appunto che i sindacati e l'amministrazione facciano un passo indietro, perché altrimenti la situazione può diventare veramente drammatica, perché è inaccettabile. Grazie a tutti. Dopo aver sentito... Ok. In attesa che Roberta si libera un attimo al telefono, l'altro consigliere municipale parlerà di un altro argomento, non so cosa però, di che parla. Abbraccio. Sì, sì. Innanzitutto buongiorno a tutti, sono Francesco, sono consigliere qui del municipio, peraltro abito a Monte Spaccato qui. E sarò brevissimo, insomma, dato che già Paola ha illustrato discretamente, insomma, il nostro operato. Volevo giusto aggiungere qualche pillola, appunto spot di azioni, insomma, che abbiamo svolto e che stiamo svolgendo nel piccolo, ma che magari sono, come dire, a nostro giudizio particolarmente importanti. La prima cosa che abbiamo fatto in municipio appena arrivati, abbiamo chiesto una mozione, peraltro insomma approvata fortunatamente, richiedendo che sul sito internet fossero messi online, quindi visionabili e aggiornato in tempo reale, tutte le convocazioni che noi, in quanto attualmente insomma rappresentanti, siamo convocati di volta in volta, quindi ovvero parliamo del consiglio municipale e delle commissioni, quindi delle varie commissioni per ogni argomento. Potrebbe sembrare una banalità, ma a nostro giudizio non lo è, perché queste sedi dove alla fine vengono fatte le scelte che inevitabilmente ricadono sul municipio stesso e quindi su tutti noi, queste riunioni sono delle riunioni pubbliche, quindi il cittadino, chiunque di noi, può presiedere e ascoltare e sentire che cosa viene deciso dai propri rappresentanti che insomma sono stati votati, anche quindi per verificare, c'è la possibilità, grazie a questa azione, di poter andar lì a verificare
diciamo, che opinione vanno a dare i propri rappresentanti e se, come dire, magari seguono le linee programmatiche presentate nel momento in cui sono candidati oppure no. Nonostante, come dicevo, sono sedute pubbliche, prima che noi facessimo questa mozione l'unico posto dove poter vedere di volta in volta cosa si discuteva, a che ora e qual era l'argomento, lo si trovava unicamente in una bacheca al quinto piano del municipio. Quindi, come dire, nonostante questo municipio va da Castel di Guido fino a Porta Cavalleggeri, l'unico posto per sapere quello che succedeva era una bacheca di un metro per un metro e mezzo messo al quinto piano del municipio. È sempre stato così. Non so, per noi era davvero facile fare una riflessione del genere, dire che visto che siamo nella generazione di internet, insomma, mettere semplicemente aggiornare una pagina mettendo le convocazioni dava la possibilità a chiunque di vedere da casa, prima di uscire e arrivare fino al municipio, di cosa si parla, se è un argomento di proprio interesse o che comunque si vuole monitorare, appunto si può andare. Quindi, diciamo, una piccolezza, però una piccolezza che può fare tanto, in modo che può, come dire, da un lato responsabilizzare tutti noi, cioè chi è interessato ha la possibilità, non può più dire, volendo, insomma, che non ha gli strumenti per controllare, e dall'altro appunto un passo avanti verso la trasparenza. Un'altra cosa brevissima, poi lascerò la parola a Roberta, che dopo il primo anno e mezzo, appunto quasi due come anticipava Paola, ci siamo resi conto che oltre a come dire, fare un lavoro, diciamo, in merito alle idee, quindi proporre le nostre idee per cercare appunto di portare in essere il più possibile delle azioni propositive per il cittadino, ci siamo resi conto che al di là dell'avere approvato o meno un'idea, bisogna anche andare a controllare come poi viene posta in essere, nel senso che molto spesso un'idea riguarda un lavoro da fare ha un costo e anche un risultato, quindi il lavoro può essere fatto bene o può essere fatto male, si può spendere molto, si può spendere il giusto. Ci siamo resi conto che spesso il lavoro non è fatto molto bene e si spende molto di più, e ancor di più spesso questi lavori, per un motivo o per un altro, sono assegnati senza un bando pubblico, senza una gara pubblica, che è un'ulteriore garanzia, come dire, di trasparenza e di, come dire, corretta procedura. Quindi anche in questo abbiamo con l'esperienza diversificato il lavoro, e quindi adesso ci stiamo approfondendo delle tematiche un pochino più tecniche, e quindi al di là del lavoro che è stato fatto stiamo andando a controllare come è stato fatto. Vi faccio un esempio spot rapidissimo: attualmente stiamo controllando le spese effettuate a causa degli eventi alluvionali avvenuti circa un anno fa. Sulla base di questi eventi alluvionali il Comune ha stanziato molti soldi, più di un milione di euro, e in particolare il nostro municipio, tra i vari lavori che ha svolto, insomma urgenza si viene detto, quindi lo stato di rischio per l'incolumità del cittadino giustifica una procedura che salta tutti i passaggi, si fa un'assegnazione diretta del lavoro, lo si fa partire al volo, perché appunto è a rischio l'incolumità delle persone, la motivazione che viene data. Solo che spesso dietro questo talvolta si possono mascherare delle assegnazioni magari discrezionali ad una società, ma che probabilmente, insomma, potenzialmente si poteva assegnarla ad una società più competente o che magari faceva un rapporto qualità prezzo migliore. Comunque, per mettere a posto di tre fossi che sono presenti nell'area del municipio sono stati assegnati 350.000 euro. E noi, andando a indagare, abbiamo scoperto, e ovviamente non siamo degli esperti, premetto, insomma, nel senso, fino a un anno e mezzo fa io ero dall'altra parte, tra virgolette, nel senso ero seduto come voi ad ascoltare. Siamo andati a controllare questi 350.000 euro per mettere a posto tre fossi. Allora, la prima cosa che abbiamo scoperto, semplicemente chiedendo ai cittadini che abitavano lì, è che secondo appunto i testimoni che erano presenti, il lavoro che è costato così tanto, unicamente ci si è occupati di tagliare l'erba che era cresciuta all'interno del canale stesso e le canne che vi erano cresciute. Poi, come dire, una genialata è stata quella in talune circostanze dove gli operatori, peraltro, invece di rimuovere ciò che hanno appena, come dire, tagliato, a fine giornata è stato rigettato nuovamente tutto all'interno del fosso stesso. Quindi, come dire, la liberazione del fosso di fatto è avvenuta in maniera parziale. E ovviamente appunto il lavoro, almeno questo ci è stato detto, si è svolto unicamente nel tagliare l'erba e tagliare le canne, quindi 350.000 euro, nel senso,
forse è troppo. E comunque, non contenti neanche di questo, abbiamo approfondito ancora di più. E il bello è che abbiamo scoperto che dei tre fossi uno non esiste più. Quindi, cioè, 350.000 euro, quindi per tagliare l'erba e tagliare le canne, di due fossi, non più tre. Insomma, fatto sta che sembrava che tutto andasse liscio, come dire, che tutto fosse normale. Solo che quando noi, da magari persone anche un po' così, poco esperte, siamo andati a domandare in municipio come mai fosse successo qualcosa del genere, beh, non dico che è successo il panico nell'ufficio tecnico, ma qualcosa di simile. E ovviamente questo a noi ci ha messo in allarme ancora di più. Ovviamente stiamo continuando a fare questo in tutti gli ambiti, nella manutenzione strade, nella manutenzione degli edifici. Abbiamo capito che probabilmente è uno degli ambiti da approfondire di più, al di là delle idee, anche come vengono spesi i soldi, perché ricordiamoci sempre, quando ci viene detto che i soldi non ci sono, che lo Stato italiano più o meno ha 800 miliardi di euro all'anno, quindi non è che proprio non ci sono, è che magari non ci sono per le cose che servono talvolta e ci sono per altre cose. Grazie, scusate se mi sono allungato un po'. Grazie, se non si sente troppo alto, tutta la mia vita mi porta a Monte Spaccato, perché io stavo per comprare casa lì praticamente, adesso ve la faccio vedere, quel bel terrazzo che vedete lì, ho fatto fischiare l'infischiabile, e poi dice: perché non l'hai comprata casa a Monte Spaccato? Perché hai visto com'era la viabilità in questo posto, cioè la mattina tutti incolonnati su una strada a senso unico che è via Bondi, e tutti a fare il giro di Monte Spaccato per uscire ed andare dove si deve andare. Ecco, la politica è fatta di queste cose, cioè anche la politica a livello parlamentare, soprattutto la politica a livello parlamentare, decide della qualità della tua vita, che a ricasco va sulla tua regione e va sul tuo comune. Quindi, perché vi faccio questo esempio? Per capire come la decisione stupida per modo di dire, perché comunque è un bel investimento, ma una decisione banale come decidere dove abitare e quindi che qualità della vita avere nella tua quotidianità dipenda dalla politica. Dico questo perché spesso, anzi sempre, ci hanno abituato a pensare che la politica sia qualcosa, innanzitutto per scienziati nucleari, infatti vedete gli scienziati che abbiamo all'interno del Parlamento, dove hanno portato questo paese, e dall'altra parte ci hanno portato a pensare che la politica sia una cosa difficile, sia una cosa complicata, sia una cosa talmente tanto alta che nelle vite delle persone normali non riesce ad arrivare. Ecco, questo è quanto di più sbagliato ci possa essere. D'altronde, se vediamo e siamo bombardati ogni giorno da telegiornali e trasmissioni politiche che parlano di legge elettorale, riforme costituzionali, cose che le persone nella loro quotidianità non percepiscono. Per carità, la legge elettorale è la legge che regola la rappresentanza democratica all'interno del Parlamento, quindi è importantissima. Le riforme costituzionali decidono che Stato saremo, e quindi è importante, ma ci hanno insegnato a provare questo senso di distacco tra la politica del palazzo e la mia vita, la vita di un semplice cittadino che deve decidere dove andare ad abitare, come muoversi. Prima Paola raccontava di questo nuovo piano dei trasporti per la città di Roma, la follia che si sta manifestando nella gestione sia del trasporto pubblico che della mobilità privata. La politica ti deve far decidere dove mando mio figlio a scuola, che tipo di istruzione gli voglio dare, che tipo di lavoro potrò fare e se farò un certo tipo di lavoro che tipo di stipendio potrò avere, se potrò farmi un mutuo, comprarmi una casa, se potrò pensare che un giorno quando smetterò di lavorare, se nel frattempo non mi sono ammalato, perché poi ci sono tutte le politiche che hanno degli impatti sulla nostra salute, quando un giorno arriverò all'età della pensione, se un giorno arriverò all'età della pensione, se mi potrò godere la mia pensione. Questo è quello che effettivamente succede, dovrebbe succedere all'interno del palazzo. Poi si perdono giornate infinite a parlare dei fatti dei partiti, invece di che pensare a quello che succede lì dentro e rapportarlo alla vita quotidiana, si passano le giornate nei bisticci interni dei partiti, si passano le giornate a parlare di provvedimenti che non servono a niente, si passano le giornate a fare commemorazioni ipocrite
o istituzioni di giornate della memoria per quelle stesse persone che una politica scellerata uccide. La settimana scorsa noi in aula siamo stati impegnati sulla votazione dell'istituzione della giornata della memoria per le vittime dell'immigrazione. Cioè noi italiani e europei causiamo andando a bombardare i paesi da cui queste persone fuggono per avere una speranza di vita. Noi siamo la causa della loro migrazione, noi siamo la causa del fatto che non li possiamo accogliere, o se li accogliamo per sfruttarli. E l'inchiesta Mafia Capitale ha fatto perfettamente venire fuori come la loro pelle sia necessaria agli amici dei partiti per farci soldi. E poi, così in maniera ipocrita, andiamo a istituire la giornata della memoria. Prima li ammazziamo e poi li piagniamo. Cioè questa è la politica italiana praticamente, la politica soprattutto della sinistra. Dov'è la sinistra? 100 sfumature di grigio, diceva l'altro giorno una mia collega. Lei parlava di un colore indistinto, io ho detto sì, perché è pornografica questa politica. Perché quando tu uccidi una persona e poi istituisci una giornata per piangerla, secondo me è pornografia, cioè è oltre la pornografia. Che finora si è contraddistinta per ignavia, e alla fine ha sempre fatto titoli di giornale, dichiarazioni nelle TV, dopodiché quando si è trattato di fare il fatto che è votare, perché alla fine il parlamentare una cosa fa, vota, e ha deciso sempre di alzarsi e andarsene. Quindi se voi vedete i tabelloni delle riforme costituzionali, del Jobs Act, dello Sblocca Italia, tutte quelle leggi più impattanti nella vita dei noi cittadini, su cui la minoranza PD ci ha fatto fior di letteratura giornalistica, alla fine il tabellone era sempre tutto verde dalla parte del PD, non c'erano quei puntini rossi che esprimevano una votazione in dissenso. Quindi io ho dei dubbi, francamente, che la minoranza PD effettivamente si metta a far battaglia, ma in ogni caso le beghe interne dei partiti sono beghe interne. Quello che è importante in una legge elettorale è che esprima quello che è il paese, cioè all'interno del Parlamento, il posto dove fai le leggi per tutto il paese, ci deve essere la rappresentanza di tutti i cittadini. E deve essere una rappresentanza che banalmente, perché la normalità qui è straordinaria, ma banalmente non dovrebbe avere condannati in Parlamento. La fiducia sulle leggi elettorali hanno due precedenti, e qualunque sia praticamente la regola che tendenzialmente vieti la fiducia su qualche cosa, o comunque qualunque sia la regola che vi regola la vita parlamentare, la prassi, abbiamo scoperto in questi anni, questi due anni, supera e ha la prevalenza su tutto. Siccome esistono due precedenti, che sono una la legge Acerbo nel periodo fascista e l'altra la legge Truffa, che già insomma il nome potrebbe far capire anche quanto è stata propositiva nei confronti dei cittadini, e hanno fatto sì che esistessero questi due precedenti di votazione di fiducia per la legge elettorale. Quindi purtroppo potrebbero mettere anche questa cosa della prassi. Tra l'altro è un'altra di quelle cose che chi entra in un posto e dice io mi studio le regole del gioco ti lascia fuori. È come se dici io mi iscrivo, che ne so, a una squadra di calcio per partecipare a un campionato, ho studiato il regolamento del campionato, ho studiato come si gioca a calcio, e poi capiti in un campionato dove ti dicono no, quello che hai studiato non vale, vale la consuetudine che si è creata in questo campionato, e tu dici vabbè, ma io è la prima volta che gioco. Cioè le regole scritte servono perché tutte le persone che iniziano un'attività possano competere con gli altri in condizione di parità. Invece noi no, ci troviamo ad avere consuetudini che vanno contro i regolamenti parlamentari che conoscono solo loro, e quindi è come se ogni volta che stai per tirare un rigore ti dicono no, puoi tirare da là, perché una consuetudine dice ma il regolamento dice che io lo posso tirare a questa strada, no, la consuetudine dice che il giorno X dell'anno X altro c'è stato un calcio di rigore causato nella stessa maniera e si tirava 140 km più là. E tu dici vabbè, ma dove sta scritto? Non sta scritto, lo so io, fidate. Questo è come funziona il Parlamento, veramente. Voglio dire una cosa. Dimmi.
Io non credo che convenga che la legge elettorale non credo che la legge elettorale non venga approvata, in quanto perché se si dovesse riandare a nuove elezioni, parecchi deputati o senatori che siano perderebbero il business dello stipendio, e non lo so, io penso che anche la minoranza alla fine rischiano pure loro di perdere questi stipendi d'oro che prendono. Eh sì, il ricatto è quello, per chi ha fatto della sua vita politica il mantenimento della poltrona e non il mantenimento, insomma, il perseguimento del bene comune, quindi sì, c'è anche questo. Aspetta, per un attimo prima quel ragazzo e poi la signora. Allora, purtroppo questa è una cosa che ovviamente si sa, sappiamo tutti. Il Parlamento, il nostro Parlamento, ecco, forse uno dei più corrotti, collusi, non soltanto a livello d'Europa, basti pensare che abbiamo Luigi Cesaro e Gigi Napurpetta, penso siete a pochi metri da voi, quindi volevo chiedere a che punto siamo con la legge corruzione, credo si chiami DL Grasso o qualcosa del genere, anche perché purtroppo prima di entrare in vigore forse le leggi ci sono e poi vengono armonizzate, quindi ecco a che punto siamo con una legge seria, perché penso che la piaga più di questo paese sia la corruzione, quindi ecco a che punto siamo con... Che bello sentire un ragazzo che dice queste cose, ragazzi. Allora sì, la legge anticorruzione, così come la legge sul conflitto di interessi, sarebbero due leggi cardine in questo Stato, anche perché la percezione della corruzione non è solo una percezione che abbiamo noi sulla nostra vita, sulla nostra pelle, ma è diciamo certificata da organismi internazionali che vanno a misurare dei parametri e dicono effettivamente in questo paese la corruzione lo colloca in una certa classifica. Su quella classifica noi siamo in una posizione ottima, proprio devo dire quasi primatisti mondiali, poco prima del Burundi, ricorda il signore, o forse dopo, mi sa che eravamo scesi a dopo, sa? Quest'anno abbiamo fatto faville. La legge elettorale è la legge anticorruzione, nasce dal disegno di legge Grasso, ma è stata via via nel Parlamento annacquata. Quindi quella che è tutta l'opera di prevenzione della corruzione è stata praticamente cancellata, cioè hanno inasprito le pene, hanno introdotto il reato di autoriciclaggio, cioè quindi quando io devo andare a spendere soldi che sono frutto di un mio provento, sono proventi di un mio crimine, però hanno tolto tutta la parte della prevenzione. Quindi, considerando che i processi celebrati ai colletti bianchi, quindi a chi all'interno dell'amministrazione è la controparte, cioè chi si fa corrompere per provocare un vantaggio a chi corrompe, a chi lo corrompe, sono pochissimi. Considerando che statisticamente in carcere ci finisce pochissime persone, perché poi c'è anche tutto il discorso della prescrizione, eccetera, eccetera, basta che hai un avvocato buono, ti tira il più possibile per le lunghe il tuo processo, il processo si prescrive e tu praticamente sei libero e bello, come se nulla fosse successo, perché poi qui in Italia la prescrizione viene venduta come assoluzione. No, la prescrizione è: hai un processo in corso, magari sei stato dichiarato colpevole i primi due gradi, non riesci a celebrare il rito in Cassazione perché è arrivata la tagliola della prescrizione e per l'opinione pubblica diventi lindo e pinto come una verginella praticamente. E quindi funziona così: tu togli tutti gli strumenti ai magistrati per andare a verificare determinati tipi di reati, e poi se e quando mai un giorno si celebreranno i processi, se e quando mai un giorno riuscirai a finire tre gradi di giudizio, allora avrai il doppio della pena raddoppiata. Grazie, grazie. Devo dire che è bello sentire le parole dei nostri portavoce municipali, di Francesco Spera, di Paola Biggio, anche di Roberta, perché ti riscontri in quello che dicono sostanzialmente, inevitabilmente, delle tante cose che abbiamo tirato fuori in questi primi due anni nel Comune di Roma, dei tanti provvedimenti indegni e soprattutto dell'ipocrisia di fondo che connota questa giunta PD e questa giunta Marino. Sentivo prima Francesco dire che grande falsità quando ti dicono non ci sono i soldi, è la cosa più vera, è la cosa penso più rilevante che io ho notato nelle varie indagini, in tutti gli atti che abbiamo fatto, dovunque siamo andati a sollevare coperchie, non vi dico quello che c'era dentro, insomma,
è la cosa più vera che abbiamo riscontrato in questi due anni. Il Comune di Roma, il comune dove i cittadini pagano le tasse più alte d'Italia, noi siamo gli unici in Italia che paghiamo un addizionale IRPEF sopra il livello dello 0,8 massimo, noi paghiamo lo 0,9, 450 milioni di euro all'anno che vanno a pagare in parte i debiti che ha lasciato Veltroni. Nessun cittadino di Roma questo lo sa. Noi pagheremo i debiti che ha lasciato Veltroni fino al 2050, 12 miliardi di debito, che paghiamo con l'addizionale IRPEF, con una sua quota che è lo 0,4 di questo 0,9, cuba 200 milioni, è una rata di un mutuo con cui noi paghiamo i debiti lasciati da Veltroni. Come tassa rifiuti paghiamo una roba incredibile per ottenere questo servizio qui, noi paghiamo 800 milioni di euro all'anno ad AMA, la tassa rifiuti più alta d'Italia, il 55% lo pagano le imprese a Roma che muoiono di tassa rifiuti. Tutti i commercianti che stanno su questa piazza penso che sanno quello che sto dicendo. Perché i soldi non ci sono? I soldi non ci sono perché il sistema dei partiti li spreca, chiunque esso sia, ed è inevitabile che faccia così. Il sistema mafia capitale lo ha, come dire, evidenziato questo sistema, è il sistema con cui i partiti vivono. Nel bilancio di Roma, che è un bilancio da circa 6 miliardi, ci sono 500 milioni di mancate entrate, 500 milioni almeno di mancate entrate, tutte cose che noi nella commissione di revisione della spesa, in tutti i nostri atti che abbiamo fatto, abbiamo tirato fuori, debitamente evidenziandoli, e 500 milioni di sprechi, almeno 500 milioni di sprechi, ma è la stessa giunta che lo dice, nel piano di rientro con cui... Giusto, leviamo i vitalizi. L'abbiamo, è impossibile! L'abbiamo fatta la legge. L'abbiamo fatto! La proposta di legge, dopo ce lo viene a dire. Quindi 500 milioni di sprechi, ma è la stessa giunta che lo dice, è la stessa giunta che lo dice nel piano di rientro, con cui ha detto che in ATAC ci sono 63 milioni di sprechi, in AMA ci sono 90 milioni di sprechi, i contratti di illuminazione costano 40 milioni in più e via discorrendo, e quindi si dice non ci sono i soldi, e quindi ad esempio lo abbiamo visto, non ci sono i soldi ad esempio per la trattativa sul salario accessorio, e quella trattativa, signori, quella trattativa si è riaperta grazie al Movimento 5 Stelle dopo la bocciatura dei dipendenti capitolini della preintesa del 6 febbraio, con il casino che gli abbiamo sollevato in piazza con tutti i lavoratori e con la mozione che abbiamo presentato. Quindi non ci sono i soldi per riavviare una trattativa con i dipendenti capitolini, su cui questa giunta va indebitamente a far cassa perché hanno il contratto collettivo nazionale fermo dal 2008 e perché gli vanno a togliere 200-300 euro su stipendi di 1400 euro, però per i dirigenti dell'ATAC, per i 100 dirigenti dell'ATAC, i soldi si trovano per nominare nuovi dirigenti a 240 mila euro nelle società municipalizzate, i soldi si trovano per fare nuove posizioni organizzative, i soldi si trovano, quindi i sistemi, diciamo, classici con cui la politica manca e campa, oppure non si trovano i soldi per assumere 2.000 vincitori di concorsi, 2.000 giovani a fronte di migliaia di giovani, di 5.000 idonei di concorso che hanno vinto un concorso, 22 procedure negli anni passati, e su cui si continua a non fare assunzioni dopo che dovresti farle perché sono giovani che hanno studiato, che hanno vinto un concorso e avrebbero la legittima aspettativa di essere assunti. Ebbene, su questi la giunta mette la ridicola somma di 7 milioni e 8. È ridicola a fronte del bilancio del comune, soprattutto è ridicola perché ne assume 250 all'anno, quindi le assumerà quando saranno vecchi, quando il comune di Roma va a pensionare ogni anno 500 persone. Ma andiamo con ordine, primo bilancio marino, diciamo che eredita i disastri di Alemanno e quindi si affida al governo che gli fa il primo salva Roma, con cui concede 300 almeno milioni di euro, con cui salva i bilanci del comune di Roma. Secondo bilancio marino 2014, il bilancio delle tasse, quindi non solo Marino ottiene i soldi del Salva Roma Terra, 285 milioni, ma ha aumentato tutto, come dice quella signora. Questo,
questo lo voglio più. Ha detto bene la signora, ha aumentato tutto su quel bilancio. E ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè il comune di Roma è il comune perché per avere questi servizi, questi autobus tagliati, ora ne parleremo, ho sentito bene prima Paola quello che diceva, è il comune che paga più tasse. Sull'ultimo bilancio cosa è stato aumentato? Tutto? Servizi a domanda individuale? Siamo noi un attimo solo, signora, c'ha ragione, nessuno ce l'ha votato, non è il governo, hanno fatto bene, mi va su a mangiare, mi faccio solo un attimo, sono tutti Rauli, io sono 72 anni, ma ricorda la guerra, capito? Dove stavo in fiori, io 10 ore partavo prima a lavorare, stanno tutti zitti, ha capito? Siamo noi italiani, credo una chiesa che ti aiutano, ma chi ti aiuta? Ma chi? Ma che piano è? Ma che pure la che sei? Oddio, come si dice? No, questo siamo noi italiani, quindi, bilancio 2014, bilancio delle tasse. Marino, per mantenere i suoi sprechi, non solo riceve 285 milioni del Salva Roma, che paghiamo sempre noi, ma mette 300 milioni di nuove tasse. È aumentato tutto, l'abbiamo visto, è aumentato lo ZTL, sono aumentati i parcheggi, dichiarati illegittimi dal TAR e l'hanno rimessi un'altra volta, come diceva prima bene Paola. Aumentati la tariffa degli asili nido, dichiarata illegittima dal TAR e rimessa su questo bilancio. E questo per avere cosa? Paghiamo il livello di tasse più alto d'Italia per avere cosa? Questi servizi. Per avere questo servizio di trasporto pubblico locale con in prota che, e ora arriviamo all'ultimo bilancio, su questo PGTU, come diceva Paola, ha ridotto le corse del 10%. E noi con questo sistema di trasporto pubblico pensiamo di affrontare il giubileo. Ma veniamo sull'ultimo bilancio, quello che è stato approvato a marzo. Bilancio su cui sono finiti i soldi del Salva Roma e quindi Marino che ha fatto, oltre che mantenere le tasse sui massimi livelli raggiunti nel 2014, ha fatto i tagli e quindi ha veramente macelleria sociale. Quindi non ci sono i soldi ad esempio per i dipendenti della multiservizi che vedo qui, che si stanno lasciando a se stessi e probabilmente l'appalto scuola verrà diviso in 5 lotti, almeno finora la Giunta ha fatto così, speriamo di no. Sono stati venduti gli immobili, noi sugli immobili, pensate, abbiamo mancate entrate sugli immobili del comune, sugli affitti già risibili che abbiamo, quella è una delle voci delle mancate entrate, una delle voci dei 500 milioni di euro di mancate entrate che abbiamo, sugli immobili abbiamo mancate entrate nell'ordine dell'80%, però poi quando noi andiamo a affittare un bene, i fitti passivi, il comune di Roma paga 120 milioni di fitti passivi, ecco come vive la politica, 120 milioni di fitti passivi, il 5% della spesa corrente, per due immobili, immobile di Largo Loria e via delle Vergini, per due immobili noi paghiamo 15 milioni di euro all'anno, ora li risolveranno anche questi Milano 90, quindi Scarpellini, ora li risolveranno e li risolveranno grazie a una mozione del Movimento 5 Stelle. E quindi vi dicevo, su questo bilancio ha fatto macelleria, anziché tagliare i veri sprechi della politica, i veri sprechi con cui la politica campa, gli sprechi dei dirigenti di ATAC, dei tanti dirigenti di AMA e via discorrendo, Marino ha tagliato 140 milioni di servizi, tra cui appunto il trasporto pubblico locale e via discorrendo, dice che non ci sono i soldi per l'assunzione dei giovani vincitori dei concorsi, fa cassa sui dipendenti comunali a cui va a togliere 200 euro al mese. Questo è il metodo con cui sta governando il PD, fa cassa vendendosi gli immobili su cui non incassa i canoni di locazione per l'80% e quindi si va a svendere 750 immobili di pregio del comune di Roma. Però gli immobili che sono affittati a zero sostanzialmente o su cui non pagano nulla i partiti, quelli vengono mantenuti. Oppure fa cassa svendendosi le società. Si è venduto Assicurazione di Roma, che è una società che da 22 anni è inutile. Si vende Farmacap, quindi si venderanno le farmacie,
che oltre che essere un bene notoriamente redditizio, perché sfido io a dire che 44 farmacie non possano produrre reddito, sono anche un servizio di tutela del territorio. 44 farmacie dislocate su Roma, anche in zone più disagiate, facevano anche un servizio di tutela sociale e sanitaria sul territorio, quindi si vende le farmacie. Nel silenzio assoluto si è venduto una quota di Acea, il 3,52% di Acea Ato 2, che il comune deteneva direttamente, e con la scusa che l'hanno venduta ad Acea. Peccato che di Acea il comune ha solo il 51%, quindi abbiamo perso la metà di quella quota del 3,52%. Anche quello è un metodo per fare cassa. E ovviamente questo è contrario al referendum del 2011, con cui anche il 95% dei romani ha detto che voleva mantenere l'acqua pubblica, quindi come al solito la volontà popolare viene disattesa. Quindi tutto questo per cosa? Per mantenere un sistema di sprechi, e in questo si inquadra l'indagine Mafia Capitale, indagine in cui il Partito Democratico, che ne abbiano detto, perché hanno provato ad ascrivere questa indagine solo alla precedente giunta, alla giunta Alemanno, il Partito Democratico è pienamente coinvolto. È coinvolto con il presidente dell'aula che risulta indagato, è coinvolto con un assessore che risulta indagato, molti altri assessori del PD risultano indagati per altre vicende, il presidente del municipio decimo di Ostia si è dimesso, e nonostante questo questi continuano a rimanere abbarbicati alla poltrona. E allora, in ritorno a quello che diceva prima Roberta Lombardi, hanno provato a farci passare la politica come una cosa che può essere fatta solo da professionisti, come se loro fossero i professionisti della politica. Loro sono i professionisti dello spreco, dello sperpero e dell'ipocrisia. Questa è la verità. È semplicemente, guardate, quello che... Dimmi. Dice bene Sergio, il caso di Pomezia. Allora, a Pomezia avevamo un consigliere comunale, Fucci, ha fatto 2 anni di esperienza con una squadra, ha vinto le elezioni nel 2015, si sono messi lì, li conosco tutti, sono delle persone normali, chi fa l'assicuratore, chi fa l'impiegato, chi è un libero professionista, si sono messi lì con modestia, con semplicità, un bilancio che l'anno prima era meno 7 milioni di euro, è diventato un bilancio positivo per 4 milioni di euro. Questo significa restituire i soldi ai cittadini, restituire i soldi ai servizi. Io vi assicuro che noi abbiamo la piena consapevolezza di come poter fare questo lavoro, sicuramente in una città più complessa, sicuramente in una città che ha un bilancio di 6 miliardi di euro, ma sappiamo dove andare a intervenire in quel bilancio di 6 miliardi di euro, ma non perché siamo bravi, perché siamo messi lì con tante persone, con tanti attivisti, lo abbiamo studiato quel bilancio, gli sprechi li abbiamo tirato fuori, in una commissione di revisione della spesa con Daniele abbiamo tirato fuori 1 miliardo di sprechi, idem in tanti altri atti di indagine, in esposti che abbiamo fatto, abbiamo visto che il comune i suoi incassi non li sfrutta appieno. È evidente a cosa assolvano questi soldi che la politica quantomeno fino ad oggi ha sprecato, e questo è un dato di fatto. Si tratta di andare a intervenire lì, si tratta di andare a fare questi risparmi, si tratta di andare a recuperare questi soldi. Non ci vuole un genio, non ci vogliono le ideologie, non ci vuole la destra e la sinistra, ci vogliono dei cittadini seri, bravi, preparati e corretti, punto. Si tratta di andare lì, prendere questi soldi e ridarli ai cittadini, ridarli per i servizi pubblici, ridarli per un trasporto pubblico di qualità. Questo è quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo mandare assolutamente via questa gente, perché questa gente al netto del coinvolgimento nelle loro indagini, Mafia Capitale, che c'è, si è dimostrata inadeguata a governare Roma. Noi siamo pronti, dobbiamo andarci a prendere questa città. Grazie a tutti. Volevo sapere, il comune, non so se magari Giancarlo Perilli della regione può anche lui darci un contributo, quello che si sta facendo per queste persone che hanno bisogno di una casa, quello che si fa per la legalizzazione e l'accesso alle case popolari o a quant'altro. Beh, diciamo che modificare questa situazione dall'oggi al domani è difficile, perché questa è stata un'emergenza voluta, perché in Italia si è realizzato il 3% di edilizia popolare, in Germania si realizza il 30%. I piani di zona per un motivo o per l'altro non vanno avanti,
quindi si tengono bloccati, e l'edilizia popolare non viene realizzata. Questo perché? Perché su questa emergenza, esattamente per il discorso che diceva prima Roberta, idem per l'emergenza Roma, ci si è speculato su queste difficoltà. I partiti, il PD hanno speculato sull'emergenza degli stranieri, sull'emergenza abitativa, appunto sui residence. La cosa assurda è che sui residence, pensate, 33 residence, il Comune di Roma paga 41 milioni di euro all'anno. Sapete a chi li paga, no? I soggetti a cui li paga sono sempre gli stessi. Ora, noi siamo andati a fare un conteggio, abbiamo visto che ogni famiglia che vive nei residence, che sono fatiscenti, e ci sono domande di attesa infinite, quindi è anche difficile poter dire realisticamente, senza dire fandonia, quello che uno può fare. Il Comune di Roma paga una media di 1.700-2.000 euro al mese per ciascuna famiglia. Allora, la cosa che si potrebbe fare, e secondo me questa era una cosa giusta che questo sindaco ha detto in campagna elettorale e che poi non ha fatto, sarebbe quello veramente di dare dei bonus per ciascuna famiglia, no? Dei bonus di 700-800-1.000 euro, perché comunque sia il comune risparmierebbe e comunque riuscirebbe a garantire una casa a molte più persone rispetto a quella a cui la garantisce ora. Sta di fatto però che questo impegno, che questa promessa elettorale che il sindaco Marino aveva fatto, bonus di 700 euro a famiglia, che forse era una cosa buona, sta di fatto che non è stata fatta, e che quindi questo sistema dei residence, pienamente dentro l'indagine Mafia Capitale, è stato mantenuto. Perché non abbiamo fatto manifestazioni a favore della Grecia? Quindi Marcello. Allora signora, intanto veda il blog, perché sul blog sono stati fatti tanti articoli sulla Grecia e Grillo si è espresso tante volte, cioè la Grecia è meno del 2% del PIL europeo. Se volevi la salvavi. Allora sicuramente la Grecia sulla sua situazione ha gravi responsabilità sui bilanci che hanno fatto per finanziare le Olimpiadi e via discorrendo. Però se l'Europa è, se tu hai sbagliato io ti ammazzo, perché di questo sta avvenendo, o ti strozzo, perché la stanno strozzando, semplicemente diciamo, e lo diciamo in tante cose, perché allora anche le manifestazioni che diciamo per uscire dall'euro, o comunque per rivedere le politiche europee, le strette politiche europee di stabilità, alla fine sono cose che indirettamente vanno a vantaggio della Grecia. Cioè stiamo dicendo, non è questa l'Europa che vogliamo, non è un'Europa di burocrati, vorremmo un'Europa sociale che va ad aiutare le popolazioni e gli stati più in difficoltà, e dove la Germania non è egemone, come invece sta facendo. Cioè dove i paesi più forti, che hanno dei bilanci più stabili, poi vorrei anche andare a capire quanto siano così stabili, ecco, i bilanci di Germania o di altri paesi, appunto, questa è un'Europa più sociale. Alla fine la politica che diciamo di uscire dall'euro, io non so se convenga, non so se questo sì. Si instaurerà un dibattito su questo, fermo restando che sono fra i proponenti del referendum, però è tesa anche a dire rivediamo i criteri di stabilità dell'Europa, che sono dei criteri che ci stanno ammazzando, perché non possiamo più investire in spesa pubblica, e da qualsiasi crisi, la crisi del 29 in America lo insegna, si è usciti con uno Stato che interviene nell'economia. Ma è chiaro che la spesa pubblica tu non devi sprecare, devi investire bene, devi investire in infrastrutture, in quello che serve per rilanciare l'economia di un paese. Stiamo dicendo proprio quello. Non deve essere un'Europa di burocrati, e soprattutto dovrebbe essere un'Europa più sociale, che va in soccorso alle popolazioni che stanno in difficoltà. Abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte le salse, negli articoli sul blog, nelle manifestazioni che facciamo, lo stesso referendum per l'uscita dall'euro. Le ripeto, è comunque un modo per dire rivediamo i criteri di questa Europa, che sono dei criteri che ci stanno strozzando e dove i paesi più forti vanno a diventare ulteriormente più forti. Ora Gianluca, portavoce regionale, pochi sanno, qui lo faccio l'inciso, che in regione è il luogo dove si decidono più cose in assoluto, però purtroppo l'immaginario collettivo si pensa che venga tutto fatto a livello nazionale, comunale e circoscrizionale. In realtà, secondo il titolo quinto della Costituzione, la maggior parte delle decisioni che incidono di più sulla nostra vita quotidiana vengono fatte in regione. Quindi io
inviterei le persone a stare estremamente attente a quello che ci ha detto Gianluca a 360 gradi sulla regione, e parlerà anche dell'ATER che tutti quanti noi conosciamo, ma lui ancora meglio. Grazie. Grazie a voi. Sì, effettivamente questo concetto è che le decisioni regionali incidono sulla vita di voi tutti molto, in maniera molto radicale. Voi pensate solo alla sanità, ai trasporti e a tutto quello che riguarda l'amministrazione regionale, anche non ultimo le tasse, l'IRPEF regionale, perché abbiamo anche quest'anno la regione ha deciso dall'inizio di questa legislatura che ci sono delle quote progressive di tasse che vengono applicate ai contribuenti. Questo rispetto a un'amministrazione che da anni è in... dire in debito è un eufemismo. Poco tempo fa la Corte dei Conti disse che era in uno stato di insolvenza, quindi un'amministrazione che ha accumulato miliardi di euro di debiti, è una cosa impressionante. Se voi vi andate a vedere il grafico troverete la crescita esponenziale del debito. Questo, come diceva poc'anzi lui, genera una ricaduta evidentemente sui servizi. Andate negli ospedali, noi ci siamo andati nei pronto soccorso, l'abbiamo fatto a sorpresa non per mettere in difficoltà chi giornalmente lavora in condizioni anche spesso molto difficili, quindi tutto il personale sanitario, ma per far rendere conto all'amministrazione regionale che invece non risparmia proclami sull'efficienza, sul funzionamento, su quello che è stato i treni che vengono comprati, le nuove ambulanze, i riparti che vengono inaugurati, perché continua la politica dell'inaugurazione, che è una politica vecchia, che nasconde i veri problemi. E beh, siamo andati lì, abbiamo parlato con tutto il personale sanitario e ci sono stati consegnati un sacco di dati interessanti, perché questo ci tengo a dirlo, il Movimento 5 Stelle opera sui dati per fare delle proposte. Io non aprirò questa agorà con una solita lamentela, nel senso di quello che funziona, perché non funziona, perché ormai è noto. Lo vedete, naturalmente noi siamo l'opposizione, quindi ci viene anche e ci deve essere concesso il fatto che abbiamo denunciato sin dall'inizio quello che non andava, non siamo stati ascoltati, i nodi stanno venendo al pettine. Perché vi dico che non aprirò il mio discorso su questo che non va? Dirò invece un fatto positivo, che due proposte di legge del Movimento 5 Stelle e Regione stanno per essere discusse dall'Aula. Uno è il registro tumori, appunto rimanendo nel campo sanitario, significa che sul territorio verranno istituiti dei registri che monitoreranno l'incidenza di certe patologie tumorali per capirne le cause, che evidentemente dati che serviranno, parlavo proprio di dati, che serviranno per prevenire e per curare prima che accada l'irreparabile molte patologie degenerative. Questa è una cosa importantissima, vedete, perché in alcune zone di Roma, ad esempio ad Ostia, ci sono state delle morti infantili di bambini dovute a, ovviamente, a esposizioni a qualcosa che non si era riuscito a individuare, e finché la magistratura non è intervenuta per disporre una analisi precisa di quello che potesse essere una perizia, di quella che potesse essere la causa, un'associazione di cittadini aveva già individuato questa questione e ci sono dovute essere delle morti. Se ci fosse stato il registro tumori si sarebbe già evidenziata un'incidenza fuori dal normale in una determinata area e si sarebbe messa in rete, in elaborazione, e si sarebbe scoperta la causa. Quindi evidentemente a voi vi sembra una cosa normale che il Movimento 5 Stelle debba gioire perché con difficoltà è riuscita a farsi calendarizzare una proposta di legge su questo argomento? Vi sembra possibile che noi dobbiamo gioire perché ci è stato concesso, si faceva prima il discorso della pensione dei 600 euro, del fatto che noi con le nostre eccedenze di stipendi abbiamo dovuto faticare non poco per farci creare un fondo regionale in cui parte delle nostre eccedenze, quindi siamo quasi a 1 milione di euro, venga destinato ai bisognosi sociali, agli esclusi, a coloro i quali vivono emergenze abitative? Questa non è o è una risposta, dice cosa state facendo? Noi siamo l'opposizione, ma noi stiamo mettendo a servizio dei soldi dei cittadini per poter far sì che vengano reimpiegati per loro. Non è una cosa da poco, ma noi abbiamo faticato per fare questo fondo. Io personalmente in aula ho dovuto dire
a tutto il consiglio, guardate che questo è un fondo dal quale non si preleva, si versa e basta, ed è una cosa abbastanza rara nei capitoli regionali. Cioè questi soldi saranno per poter andare incontro materialmente, quindi non solo piccole e medie imprese, ma anche per problemi essenziali della vita degli individui, come quello della questione dell'esclusione sociale e delle politiche abitative. Quindi noi delle risposte ce le abbiamo, le dobbiamo comunicare, noi delle cose le stiamo facendo. E come è anche vero il fatto, si parlava prima dell'ATER, insomma l'emergenza abitativa noi l'abbiamo visto, si collega come non solo, come la sanità, come l'immigrazione, diventano nelle mani sbagliate una fonte di approvvigionamento di interessi. Cioè quindi non è che ci si limita a non fare gli interessi pubblici, secondo noi ovviamente, ma si specula su questi capitoli. Quindi come si fa su argomenti come edilizia popolare, come l'immigrazione, come i servizi sociali, a farne un sistema? Perché quello che è emerso nella cosiddetta inchiesta di Mafia Capitale è questo, un sistema che in maniera verticistica, come una piramide, dai gradi più alti fino al territorio, ha utilizzato la politica abitativa, quindi il disagio, l'emergenza abitativa come fonte di approvvigionamento di interessi personali. Lo ha fatto senza scrupoli, lo ha fatto con la complicità di una politica radicata nei più alti, nei posti chiave del comune, quando è stato anche di altri organi, e noi abbiamo denunciato anche queste, le propaggini, perché vedete, è sbagliato pensare che sia confinato a quel tipo di ufficio comunale, quel tipo ufficio regionale, a quel dirigente, a quella. È un sistema che ha preso piede. E allora noi, vedete qual è stata la nostra parabola, siamo entrati nella regione Lazio, in una regione disastrata, una regione che veniva dal caso Fiorito, dalla questione dell'utilizzo dei fondi pubblici. E come sapete adesso continua ancora l'utilizzo di queste risorse per fini anche personali. E beh, abbiamo trovato una regione che sembrava sulla carta essere rinata. L'ho detto lo stesso presidente Zingaretti in aula, gli ho detto: beh presidente, dico, lei ha impostato una campagna elettorale in cui comunque ci immagina una nuova regione, ha abbracciato nel manifesto, io me lo ricordo ancora, c'era un pensionato che si abbracciava il presidente, dice adesso le cose cambieranno, abbracciava un imprenditore, una giovane imprenditrice, uno studente, quindi per dire una società che finalmente trova nell'etica, nell'onestà, nella buona amministrazione, nella trasparenza il suo coronamento. E così però non è stato, ma tu ne devi rispondere, perché adesso ci troviamo una regione indebitata, con le tasse in aumento, con una gestione regionale poco trasparente. Voi sapete che ci siamo costituiti personalmente per fare in giudizio, annullare 44 nomine di dirigenti esterni. Un dirigente esterno prende dai 120 ai 180 mila euro, 44 di queste persone non potevano essere nominate, fate il conto, sono 5 milioni di euro l'anno, sono 50 milioni in 5 anni. E poi invece si vengono a tagliare i servizi essenziali e si dice questa regione è al suo apice di efficientamento, stiamo facendo le case della salute, stiamo facendo per voi cittadini, è propaganda. Guardate, quello che in politica non si può tollerare è la falsità, è quello, cioè il fatto che i dati non vengano poi a essere sorretti da una vera realtà dei fatti. Ecco perché siamo arrabbiati, ecco perché non ci calmiamo, ecco perché risultiamo essere eternamente contro, perché non lo sopportiamo, perché conosciamo come vanno le cose, perché siamo lì dentro, perché siamo stati noi con le Corte dei Conti, con la Procura della Repubblica, con le denunce che abbiamo fatto, a denunciare, a smantellare questo sistema. Si è dimesso il braccio destro del Presidente della Repubblica, della Regione, perché ha ricevuto un'indagine, un avviso di garanzia per Mafia Capitale. Voi lo sapete? Lo sapete che il capo di gabinetto è l'organo più importante dopo il Presidente della Regione, perché è il suo diretto collaboratore? Allora, cominciate a vedere le nomine annullate, sapete che dirigenti sono stati arrestati, indagati, cioè c'è una situazione oramai incontenibile. E perché noi non lo dobbiamo denunciare? Perché i cittadini non lo devono sapere? È disfattismo? È essere contro? Essere avari di proposte? No, essere esattamente nel posto giusto per quello per cui ci si è proposti. Noi non ci siamo proposti come forza di fiancheggiamento delle forze politiche che attualmente esistono, noi non ci siamo proposti come persone che devono preparare l'azione politica di quelli che governano, noi siamo proposti come quelli, e lo abbiamo fatto, che dicevano delle cose,
soprattutto rispetto alla propria politica, quindi la questione degli stipendi, la questione al fatto di non farsi trascinare dentro a inciuci, alleanze, ci avete dato alleare col PD, ma voi le conoscete, ma voi vedete come operano, perché se una cosa in cui non aderiamo ai principi è buon governo, cioè quello di essere insieme dentro una cosa che non condividiamo, che ha tutto meno che una finalità di interesse pubblico, perché ci dovremmo stare dentro? La questione ATER, abbiamo iniziato da poco, guardate il discorso spesso facciamo del cittadino che si deve attivare, io lo capisco, insomma viviamo un momento economico disastroso, ci sono emergenze abitative, emergenze di lavoro, cioè come fa una persona che deve sbarcare veramente il lunario, che deve in primis sopravvivere, cercare di attivarsi, di impegnarsi, come fa? Lo fa perché la forza proprio di poter cambiare le cose, laddove si è potuto le cose si cambiano, sono equilibri che si spostano. Voi sapete, ma questo è evidente, che certe cose avvengono nell'indifferenza, nella disinformazione totale. Ogni volta che c'è stato un tentativo, io lo chiamo così, tentativi di modificare un grande, pensate a tutta la questione dell'articolo della Costituzione del 138 o quello che è successo a livello nazionale, di fare qualcosa che va contro, noi lo attiviamo, informiamo i cittadini, poi sono un giorno dopo lì e questi fanno marcia indietro, guardate che è così, fanno letteralmente marcia indietro perché si accendono i riflettori. Adesso sulla questione ATER, noi abbiamo da un po' di tempo con tutti, perché le ATER, voi sapete che gli immobili ATER sono in ogni municipio, ci sono 7 ATER nel territorio regionale, cioè quello della Roma, provincia di Roma, l'ex IACP. Ebbene, lì stiamo facendo delle visite a questi immobili e i problemi sono sempre gli stessi, una gestione che non esiste, una trasparenza che non esiste, cioè com'è possibile che se delle persone gli piove in casa oppure qualcuno di qua ne sa qualcosa o ci sono delle infiltrazioni che fanno dei danni alla salute o persone disabili relegate senza ascensore al terzo o quarto piano, nessuno dica nulla? Perché? Qual è il criterio? Qual è la priorità? Qual è il metodo? Qual è il metodo per poter far fronte a questi disagi? Noi lo vogliamo sapere e quindi pretendiamo trasparenza. Io so, ho scritto una lettera al Presidente dell'ATER insieme al Consigliere Comunale, Municipale, elencando una serie di punti, di cose che non funzionano e voglio sapere perché, voglio sapere qual è il metodo, qual è il modo per poter far entrare in funzione quando funzionano gli interventi di manutenzione, voglio sapere la rendicontazione dei riscaldamenti e delle ore fatturate e quelle che vengono effettivamente erogate, abbiamo fatto fare delle perizie per vedere se corrispondono, perché vedete un problema per ogni appartamento moltiplicato per 50.000 appartamenti che adesso possiede l'ATER, e beh, fanno delle somme non indifferenti. Abbiamo fatto l'accesso agli atti per vedere gli appalti come sono stati vinti. Allora, davanti a queste cose, non è che si può fare, alzare le spalle, dice, beh, sai, questo lo mettiamo in conto, l'amministrazione è grossa, quando si muove si perde qualcosa, no, non va bene, non è così, non siamo stati chiamati tutti quanti per questo, noi siamo stati chiamati a un attivismo che è controllo e compartecipazione nelle cose, quindi se non ci attiviamo, e l'ATER è un esempio perché si sono creati dei gruppi municipali molto importanti, che vanno lì, fanno i sopralluoghi, vedono. Adesso c'è stata la questione degli asili, anche questa questione, qui c'è una svendita sistematica dell'interesse della funzione pubblica, c'è una deriva dalla sanità ai trasporti alle funzioni sociali che viene ed è la negazione dei principi costituzionali, è l'abdicazione del pubblico a favore del privato, ma è sistematica, è pensata, cioè questi studiano, pensano, spendono risorse pubbliche per pensarle e poi le attuano. È questo che dobbiamo stare attenti che non sia, perché guardate che i modelli che stanno mettendo in piedi non sono modelli che altro che esclusione sociale, altro che divergenze e diversificazioni sociali tra individui ricchi e poveri, cioè ci sarà una questione senza precedenti in cui comunque ci sarà un'oligarchia di persone che gestirà i grossi gruppi. Ma questo lo vediamo in tutti i settori, si tende tutto a consegnarlo al privato, l'acqua, cioè una delle battaglie più qualificanti, quelle del movimento, proprio sull'acqua pubblica, cioè sono delle conquiste, le persone però sono prese naturalmente dalla quotidianità, ma senza un'opinione pubblica noi non so se riusciremo a modificare, perché a parte la nostra compattezza, a parte la nostra rabbia, a parte la nostra determinazione, dobbiamo essere sostenuti. Io lo dico sempre, in tutti i paesi ci può anche essere una grande parte delle persone che non si riconosce in quel movimento, in quel partito,
però l'opinione ci deve essere, l'indignazione ci deve essere, la forza dell'indignazione ci deve essere, poi può essere più o meno qualcosa che coincida con quello che con noi portiamo avanti, ma ci deve essere la coscienza civile. Non è possibile che il problema della discarica esiste quando esiste dinanzi a quel diciamo, complesso, a quel quartiere, a quel municipio. Il problema di una discarica che inquina, che avvelena, è un problema di tutti. Però sono convinto che questo pian piano lo si stia capendo. Stiamo un po' anche allargando le maglie della nostra comunicazione. Mi sembra adesso tutti i nostri colleghi che vanno spiegano benissimo cosa sia il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una risposta. Come si fa a dire che il Movimento 5 Stelle sui temi è sempre contro quando ha proposto qualcosa che è pagato, pagabile, con le risorse che vengono sperperate in maniera inutile, può essere una soluzione per chi appunto non arriva a 600 euro al mese o per chi non ha lavoro? Cioè, guardate, il discorso di prima è che questi argomenti vengono impugnati per non fare nulla o per fare i propri interessi, però sono argomenti grossi, il lavoro, la funzione sociale, tutto quello che insomma ci riguarda. Concludo dicendo la notizia che abbiamo detto, che la naturale conclusione di quello che è stato il nostro discorso all'interno della regione, al quale penso siamo molto rispettati, perché siamo persone che stanno anche sulle cose degli altri, cioè noi non ci limitiamo, dice vabbè, noi siamo il Movimento 5 Stelle, abbiamo le nostre proposte, quello che proponi tu non lo guardiamo neanche, noi guardiamo, lo miglioriamo e cerchiamo di capire, perché l'interesse è collettivo, è pubblico. Beh, però la naturale conclusione di un'inefficienza elevata al sistema, di un'incapacità, di una corruzione, insomma, voglio dire, di quello che si è verificato, arresti, di nomine annullate, è una mozione di sfiducia. Tu dici una cosa molto semplice a Zingaretti: vai a casa perché non sei stato capace non solo di governare, ma di mantenere quel rapporto di fiducia che anche altri elettori, quindi non solo quelli del Movimento 5 Stelle, ti hanno dato. Quindi, naturalmente, la mozione di sfiducia, che significa elezioni, ha bisogno di 11 firme, noi siamo 7, abbiamo raggiunto 8 firme, si è aggiunto un consigliere, direi abbastanza coraggioso, il resto nessuno la firma, perché l'opposizione si lamentano, però poi alla fine la paura di tornare al voto è sempre grande. Grazie.